Allora, sciogliamo 10 grammi di lievito di birra fresco in 50 ml di acqua calda. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero. Aprirò una bustina e uso zucchero di canna e giriamo. Facciamo sciogliere ben bene. Mettiamo da parte. In una ciotola pesiamo 200 grammi di farina zero. Ok, 200 grammi. Ora versiamo nella stessa ciotola 50 grammi di zucchero. Possiamo sostituirli con 2 cucchiai di miele. Ora, nel frattempo, il nostro lievito ha fatto la schiumetta, quindi vuol dire che è pronto, si è attivato, ecco. Frizza. E lo versiamo. Nella ciotola con la farina. Ora amalgamiamo e infine 70 grammi di latte a temperatura ambiente o leggermente tiepido. Lo versiamo a filo. Se l'impasto risulta troppo appiccicoso, possiamo aggiungere una manciata di farina. Prima di far assorbire tutta la farina, aggiungiamo un pizzico di sale. Formiamo una palla. Qui ora copriamo con pellicola o con coperchio e facciamo lievitare. Dopo un'oretta prendiamo il nostro impasto e lo versiamo su un tavolo infarinato. Delicatamente lo stacchiamo dai bordi della ciotola. Maneggiamo pochissimo e formiamo un
grande filoncino. Tagliamo in tre sezioni. Le prendiamo la prima porzione e la stendiamo. Dobbiamo ottenere un rettangolo. Sottile all'incirca 4-5 mm. Dopo aver steso l'impasto in forma rettangolare, dobbiamo arrotolare la pasta dal lato più lungo e formare così un serpentino. Tagliamo via le estremità e tagliamo dei cilindri larghi un paio di dita. Adagiamoli su carta forno. Possiamo già disporli nella vaporiera, coperti, ben distanziati perché raddoppieranno di volume, e lasciamo lievitare. Questi panini vuoti si chiamano mandou. Ora passiamo a realizzare con lo stesso impasto i baozi, che è la versione ripiena. Dunque prendiamo il secondo pezzo che avevamo messo da parte precedentemente, lo formiamo un serpentone e tagliamo in tre sezioni e ogni sezione sarà una pallina e quindi un baozzo, un panino ripieno. Ne prendiamo uno alla volta. Prendiamo questa pallina, la schiacciamo e la appiattiamo con il mattarello. Al centro poniamo un po' di ripieno, a preferenza crema di nocciole, marmellata, crema di pistacchio, quello che vogliamo. Prendiamo il nostro disco, ci aiutiamo con le mani, lo mettiamo tra il pollice e l'indice e poi con l'altra mano pieghiamo a ventaglio formando una pallina. State attenti a chiudere ben bene, altrimenti poi il ripieno in cottura fuoriesce. Formiamo la pallina e la adagiamo sulla carta forno. Allo stesso modo proseguiamo con le altre palline.
fino a terminare l'impasto. In tal modo possiamo realizzare quindi con lo stesso impasto sia i panini vuoti, i mantou, che i panini ripieni, baozi. Dopo aver terminato la realizzazione dei panini vuoti o ripieni, finendo quindi tutte le palline dell'impasto, le disponiamo su carta forno e li lasciamo lievitare. Nel frattempo prepariamo la nostra vaporiera, quindi mettiamo un paio di centimetri di acqua nella pentola sottostante e la portiamo ad ebollizione. Trascorso il tempo di lievitazione, ecco che i primi panini, quelli che avevamo disposto nella vaporiera, sono raddoppiati di volume, per cui possiamo posizionarla sulla pentola con l'acqua bollente. Copriamo con coperchio e facciamo cuocere 15 minuti. Trascorso il tempo di cottura, togliamo i panini e li poggiamo su una gratella e facciamo raffreddare. Nel frattempo che rimettiamo altra acqua a bollire nel fondo della vaporiera, per poter cuocere i baozi, scaldiamo un po' di olio di arachidi e facciamo friggere pochissimi secondi da tutti i lati i mandou per renderli ancora più saporiti. Mettiamo a cuocere i baozi nella vaporiera. E essendo questi ripieni, li facciamo cuocere 20-25 minuti, anch'essi coperti con coperchio. Ecco qui, vedete la presentazione dei mandou e dei baozi, spesso accompagnata con del latte condensato.